Ciao amici, con l'arrivo della primavera cosa c'è di meglio che usare le nostre erbe spontanee, quelle che crescono nella nostra bellissima penisola italica e che ci fanno avere cura di noi e della nostra salute? Fare una bella passeggiata nel bosco, respirare a pieni polmoni il profumo degli alberi, dei cespugli e raccogliere noi stessi le erbe officinali per farci dei rimedi e delle tisane. Ma scusa, cosa stai dicendo? Io sto a Milano e qui bosco non ce n'è. Hai ragione, però puoi raccogliere le erbe in erboristeria, no? E ogni tanto andrai a fare qualche passeggiata nel verde da qualche parte. Ci sono anche i parchi in città. In ogni caso, bisogna sapere quali erbe scegliere, bisogna conoscerle, che siano in erboristeria o nel verde della natura. E lo scopriamo oggi insieme nel video di oggi. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ad esempio, avete mai provato l'ortica? E come no, chi se lo dimentica il prurito dappertutto? L'ortica è una pianta urticante, è vero, cresce un po' ovunque e se usata nel modo giusto non prude ed è amica della salute. Ad esempio, si può fare una tisana di ortica con effetti detox e drenanti, o addirittura mangiarla per assumere proteine, minerali come ferro, vitamina C e vitamina A. E per evitare l'effetto urticante basta farla seccare o scottarla in acqua bollente per qualche minuto. Sambuco. Il sambuco è un'altra pianta comunissima in Italia. Con i fiori possiamo fare una tisana con effetti rigeneranti per il sistema immunitario e per il tono fisico. Possiamo fare anche le frittelle con i fiori di sambuco. Chi le ha provate lo scriva nei commenti e condivida la sua ricetta con la nostra comunità. Grazie! Valeriana. Tutti conosciamo la valeriana per le sue proprietà amiche del sonno e del rilassamento. Ma lo sapevate che è un ottimo alleato anche per l'ansia da esame e lo stress da prestazione? Bevuta come tisana durante il giorno aumenta la concentrazione e riduce la tensione, senza farci venire sonno. Ma come sai tutte queste cose? Io leggo libri. Sì, ma con la cultura non si mangia. E figuriamoci con l'ignoranza. Ho trovato tutte queste e molte altre informazioni nel libro La farmacia del bosco, pubblicato dalla casa editrice Il Punto d'Incontro, specializzata in benessere naturale e sponsor di questo video. Contiene informazioni su oltre 20 piante officinali molto comuni e facili da reperire, con tutte le indicazioni su dove crescono, come identificarle, quali parti della pianta usare, i periodi migliori di raccolta e anche le ricette da fare in casa, oltre all'elenco di tutti i benefici e le tecniche per essiccare le piante, fare le tisane e tutte le operazioni utili per realizzare rimedi naturali fatti in casa. Per gli amanti del fai da te naturale è un must, avete tutto quello che vi serve dalla raccolta alla realizzazione del rimedio a casa. E anche per chi vuole usare questi rimedi naturali, queste piante officinali, è una guida su come scegliere i prodotti in erboristeria in base ai loro benefici. Ora, per tutti gli amici che non abitano in città e sono tanti e hanno prati, alberi, cespugli nella loro zona, pensate che bello guardare le piante con occhi nuovi e pensare che proprio quelle sotto casa possono farci stare bene. Andate a raccogliere le piante con il vostro partner o con i vostri bambini, bisogna fargli capire prima possibile che la natura è una risorsa da conoscere e rispettare perché può farci stare bene. Prima lo imparano e meglio è. Andate con il libro e fatevi aiutare a riconoscere le piante, è un'esperienza bellissima da vivere insieme. Non si può vivere bene senza conoscere i benefici della natura. Come dico sempre, conquistarsi la salute in modo naturale richiede impegno, sì, ma a lungo termine ti dà una soddisfazione unica e ti ripaga mille volte dell'impegno speso. Il benessere naturale è impagabile. Questo libro è in linea con la nostra filosofia trendy e sana e con il concetto di conoscere il mondo che ci circonda e usarlo il più possibile per farci dei rimedi in casa. Riappropriamoci della nostra salute e dei nostri rimedi tradizionali. Seguite il link in descrizione per avere uno sconto sul primo acquisto di un libro sul sito della casa editrice. Condividete questo video con i vostri amici trendy e sani e noi ci vediamo presto qui sul canale. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao! E come no? Scusa, ma cosa stai dicendo? Io sono de Milano.